bentornati in un nuovissimo video e soprattutto in una nuovissima puntata di Distruggi questo diario. Se vi siete persi, diciamo, le puntate prima, quindi i video dove abbiamo iniziato a fare il nostro diario, vi lascio giù in info box il link per andare a vedere i video. Ma direi di partire subito con oggi. Allora, ok, scegli il tuo metodo di distruzione come sempre. Se mai vi zoom un pochino, oh, perfetto. Allora, mettiamo la firma e la data. Oggi è il 9 febbraio. Ok, e il nostro metodo di distruzione sarà, secondo me, un metodo stellare. Ok, ora direi di iniziare subito. Documenta lo scorrere del tempo in un nuovo ambiente. Ok, come potete vedere l'ho compilata, era nel mio sgabuzzino, come avete visto, infatti qua l'ho scritto. E qui c'è scritto, sono nel mio sgabuzzino e sono circondata da scatole, aspirapolvere, attrezzi vari, acqua e cibo. E qui qualche disegnino un po' più stupido, almeno è una pagina, diciamo, di ricordo del mio nuovo ambiente. Quindi direi di farci qualche stellina e di girare immediatamente pagina. Ah, comunque notare come la terra della scorsa puntata Distruggi questo diario si è depositata pure qua, ma giriamo subito. Nascondi questa pagina nel taschino della borsa di qualcuno con un messaggio. Qua direi ovviamente scriverci qualcosa e direi di scriverci. Tanti auguri a una persona molto speciale. E poi ovviamente farci qualche stellina, giusto per stare un po' in tema. Quindi una stellina qui, una qui e una qui. Bellissimo. Strappiamo subito e andiamo a portarla. Ok, ora arrampicati in alto e fai cadere il libro. Ok, abbiamo fatto, quindi ad esempio mettiamo questa stellina, quindi mettiamo un'altra, qui i tic di fatto e una super stella qui e via di scrivere dalla scrivania. E qua sotto in piedi, giusto per poi ricordarmelo. E giriamo subito. Trova un pezzo di cartone nei prossimi 5 minuti e attaccalo qui. Ok,
Ok, abbiamo trovato questa scatola, quindi direi di romperla in mille pezzi. Ok, così direi che è perfetto. E attaccarla qui. Quindi prendiamo la colla e direi proprio di attaccarla qui dove c'è scritto, ma non un pezzettino della scatola, proprio tutta così aperta. Direi che è perfetto. Quindi prendiamo immediatamente questo, caduto il tappo. Oh, ora sì, ci siamo. Quindi, cioè, non so se potete capire già quanto sta diventando largo, ma ok. Ok, giriamo pagina. Scrivi dei bigliettini per gli altri da lasciare in giro, in pubblico. Adesso li scrivo e poi li lasceremo. Quindi nel primo voglio scrivere: ehi, ciao, da anonimo. E una faccina così, molto semplice. E negli altri vediamo. Ecco qui tutte le nostre frasi, a parte la prima che appunto potrebbe essere, anzi senza il potrebbe, è stupidina, le altre sono, secondo me, sono molto carine. Ad esempio, nella vita non basta esserci, bisogna vivere. Poi, cogli la felicità nelle semplici cose, metti da parte l'orgoglio e riconosci ciò che erri, e la vita è bella. Sono molto carine, quindi io direi di strappare la pagina. Oddio, stavo staccando questa, quindi flop. Ok, prendere la forbice. Ok, e tagliare. Qui è l'ultimo e direi di metterci appunto tutte le nostre stelline e una in tutti i bigliettini, visto che è il nostro segno di oggi. Ok, prendiamole e andiamo. Ok, eravamo proprio arrivati qui perché è tutto strappato. E qua dice: segna tutti i nomi di vie che trovi nei paraggi. L'ho trovato. Ovvero la via verde, la via cielo, la via neve e la via stelle. Direi che sono delle vie molto particolari, ma ovviamente sono quelle che avete visto anche voi. Ora giriamo. Oddio, tutta nera. Lega un cordino al libro. Fai una passeggiata e trascinalo. Ok. Ok,
Dopo aver trascinato il nostro diario con questo nastro oro veramente lungo e attaccato alla pagina dove appunto richiedeva di fare ciò, direi di proseguire. Oh, si è staccata la pagina. Ottimo. Andiamo avanti. Chiedi a qualcuno di timbrare questa pagina. Suggerimento, prova imposta. Ok, andiamo. Sì. Ok, come vedete, diciamo che la pagina è stata ben timbrata. Da posta stellare è perfetto. Ok, andiamo avanti. È finito, come sempre non conto mai quante pagine sono e quando arriviamo alla fine ci rimango sempre malissimo. Ok ragazzi, anche il video di oggi è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un bellissimo pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora siete iscritti per non perdervi i prossimi video, seguitemi su Instagram, questo è il mio nickname. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. E se volete qualche video in particolare, scrivetelo giù nei commenti. E ciao!